Angelo Morbelli, Alessandria 1854, Milano 1919. Frequentò l'Accademia di Belle Arti di Brera a partire dal 1867, dove fu allievo di Giuseppe Bertini. Cominciò così a esporre dapprima a Milano e poi anche a Torino. I temi prediletti spaziavano dalla storia al paesaggio. A partire dal 1883, i temi pittorici di Morbelli si orientano verso l'interpretazione della realtà. In particolare cominciò a rappresentare gli anziani ricoverati nel Pio Albergo Trivulzio, tema che gli fu sempre particolarmente caro. Morbelli cominciò progressivamente ad adottare la tecnica della scomposizione dei colori e intorno al 1890 abbracciò il divisionismo e strinse amicizia con Leonardo Bistolfi e Giuseppe Pellizza da Volpedo. Passò quindi a dipingere i paesaggi delle risaie del Casalese. Acquistata una casa a Colma, presso Rosignano Monferrato, ne fece oggetto di molti quadri. Si dedicò anche alla rappresentazione dei paesaggi montani durante i numerosi soggiorni estivi a Santa Caterina Valfurva. Con il nuovo secolo riprese il tema del Pio Albergo Trivulzio, dei paesaggi marini e anche i temi legati alla maternità e alla vita. Nel 1908-1909 entrò in contatto con Carrà e Boccioni. Trascorse gli ultimi anni tra gli inverni milanesi e le estati alla Colma e in Val d'Usseglio, luoghi che continuarono a ispirarlo nella sua attività pittorica. L'otto 574 di Angelo Morbelli, del 1909 questo quadro, il titolo è Paesaggio montano, le dimensioni sono 30x45, è un olio su tela, la base d'asta è 22.000 euro. Percorrendo una strada di montagna, delimitata da un muretto in pietra, si giunge a una chiesetta e a un piccolo gruppo di case. Sullo sfondo, le celesti montagne riprendono la cromia della chiesa e anzi la intensificano. Morbelli sceglie una tavolozza cromatica molto intensa, dove si perdono le pennellate divisioniste, a segmenti, e si evidenziano le pennellate piatte, che descrivono volumi cromatici semplificati. Tracce di pittura divisionista si riscontrano invece nell'opera numero 580, Paesaggio in barca, 1915-1919. Un placido paesaggio al tramonto, una barca che lentamente si lascia trasportare dalla corrente di un fiume. Il dipinto è giocato interamente dalla contrapposizione cromatica tra le tinte aranciate e rossastre e i toni scuri, dai marroni bruciati alle ombre scure. Il dipinto è di forte impatto emotivo e suggerisce attraverso una resa del mondo naturale, a tratti liquido, sensazioni di placida serenità. Le dimensioni sono 48,5x65. Vi ricordo che noi diamo sempre, le nostre misure sono sempre altezza per base. La tecnica sono dei pastelli su carta. L'opera è firmata in basso a sinistra. Questo quadro ha anche l'autentica sia di Caramel sia di Vercellotti, ovviamente su fotografia, e le rilasciamo ai clienti. La base d'asta è 10.000 euro.